Abbiamo appunto siglato un nuovo accordo, confermato, perché ci siamo trovati bene, quindi riteniamo che questa sia una località che comunque ha, diciamo, a disposizione strutture per poter fare bene gli allenamenti, per accogliere, speriamo, tanti tifosi, e quindi abbiamo confermato di nuovo l'appuntamento. E noi siamo ancora insieme dal 7 al 22 di luglio, ancora in ritiro a Mezzano di Primiero, in questa splendida valle che è appunto la Valle di Primiero, con San Martino di Castrozza, Primiero Vanoi. Quindi vi aspettiamo. E anche quest'anno siamo qua a dare una mano alla località. Trentino Marketing punta molto sui ritiri, come soprattutto come veicolo di comunicazione per far conoscere il nostro territorio. Noi siamo stati piacevolmente sorpresi l'anno scorso di come anche Hellas Verona abbia utilizzato tutti i canali di comunicazione a disposizione per far conoscere, oltre ai tifosi della propria squadra, proprio far conoscere quello che è il territorio. Saluto tutti gli amici di Verona che stanno guardando, perché con il ritiro 2017 ci siamo tutti sentiti un po' tifosi del Verona. È stata proprio una bellissima esperienza, abbiamo condiviso tante cose e quest'anno, come appassionati di calcio di Primiero, abbiamo seguito e stiamo seguendo le vicende del Verona. Abbiamo appena vinto il derby con il Chievo, quindi speriamo che Primiero sia una località in cui ci si allena bene, si stia bene, le famiglie di Verona possono stare bene. Davvero siamo contenti di questo annuncio che abbiamo tanto voluto come amministrazione comunale. Se rispettiamo le attese che avevamo l'anno scorso, quest'anno credo che sarà sicuramente un successo. Già lo è stato l'anno scorso, lo è stato sicuramente per i giovani, lo è stato sicuramente per le famiglie e lo è stato sicuramente anche per l'indotto che ha portato in paese. Quindi avanti tutta, e aspettiamo con ansia l'arrivo dei ragazzi. Continua la sua falsariga dello scorso anno con grande soddisfazione e con la voglia di fare meglio dello scorso anno. Il tempo permettendo, le forze ci sono, la volontà anche, e sicuramente faremo l'impossibile perché la Verona abbia un ritiro sicuramente all'altezza.